Ed eccoci a fine anno e siamo pronti per decidere quali sono stati, secondo me, i migliori smartphone del 2015. Ultimo smartphone nella classifica che vado a menzionarvi di questa top 5 è LG G3. Sì, ho detto bene, LG G3, il top di gamma dell'anno scorso. Beh, i prezzi medi si sono abbassati, parliamo di poco più di 300 euro. E questo smartphone possiede un bellissimo schermo QHD e una fotocamera con autofocus laser che gira video in 4K. Niente male. In quarta posizione Huawei Mate S, uno smartphone che consiglio per tutte le caratteristiche, tranne che per il prezzo. Spendere circa 500 euro per caratteristiche di questo livello non è proprio consigliabile, però questo dispositivo presenta un design perfetto, materiali premium, è sottilissimo e presenta per la prima volta in uno smartphone Android il Force Touch, come quello in iPhone 6S. In terza posizione troviamo iPhone 6, uno smartphone che è così come ce lo aspettiamo, schermo buono ma non eccelso, sistema operativo molto stabile, ecosistema ovviamente Apple e Force Touch, una tecnologia innovativa importata da Apple. In seconda posizione troviamo Samsung Galaxy S6 Edge, che con il suo design e le caratteristiche tecniche si posiziona al secondo posto di questa top 5. Non è possibile infatti non considerare la qualità del display di questo terminale, i caratteri sembrano proprio incisi nello schermo e lo schermo è un bel Super AMOLED. Non possiamo però non menzionare in prima posizione Honor 7, uno smartphone prodotto da Huawei sotto brand Honor, che secondo me merita il titolo di miglior prodotto smartphone 2015. Honor 7 viene venduto solo online, prevalentemente su Amazon, e non nei negozi fisici. E ciò cosa significa? Significa che al cliente finale il prodotto costa molto meno, non essendo stato pubblicizzato ed essendo venduto quasi dal produttore al cliente. Bene. Questo smartphone è molto particolare perché per 350 euro vi portate a casa un dispositivo con caratteristiche da top di gamma, quali schermo Full HD, LTE Plus e Dual SIM, con un design premium in alluminio satinato, una batteria buona e un sensore di impronte che fa davvero bene il suo lavoro. Quindi, insomma, Honor 7 può essere perfetto per il regalo di Natale. Come si suol dire, poca spesa, tanta resa. Unica cosa che secondo me manca è il 4K, ma a questo prezzo, beh, si può accettare anche questa mancanza.